contento di essere qui nel mezzo di voi. Sempre bello poter godere insieme della comunione fraterna insieme. E è bello quando il popolo di Dio, qui c'è, anche se siamo piuttosto numerosi, ma abbiamo una parte del popolo di Dio che si raduna per ascoltare la voce del Signore. Proprio venerdì sera con i credenti di Fontanellato meditavamo il Salmo 97 e lì è scritto che alla presenza del Signore i monti si sciolgono come cera. Ed io credo che noi dobbiamo un attimino imparare, ma costantemente imparare, a percepire proprio questo grande significato di stare davanti al Signore. Non è un momento da passare in modo superficiale. Dobbiamo renderci conto chi, verso chi noi stiamo andando e chi è davanti a noi, ovvero il Signore e la sua parola. Colgo l'occasione per portarvi i saluti dei fratelli e delle sorelle della chiesa di Fontanellato, che sapevano della mia visita qua, vi salutano tutti caramente nel Signore. Allora, ho chiesto al Signore un passo, un argomento da portarvi, sapendo che sicuramente la maggioranza di voi legge e studia la Bibbia ormai da diversi anni, quindi mi rendo conto che adesso a livello di scrittura, a livello biblico, conosciamo veramente molto, non conosciamo tutto della scrittura, ma conosciamo certamente tanto. E il Signore mi ha indirizzato su un brano che, devo dirvi la verità, tante volte l'ho letto, tante volte l'ho anche studiato, ma non nel modo in cui ve lo proporrò in questa giornata. Seconda Timoteo 3:1. Le caratteristiche degli ultimi giorni e come la Chiesa li deve affrontare. Seconda Timoteo 3:1. Dice l'Apostolo Paolo in questo brano, certamente famoso per chi mastica la Bibbia ormai da diverso tempo: o sappi questo. E già questa affermazione enfatica da parte di Paolo a Timoteo è importante, perché noi potremmo dire che qui Paolo non sta scoprendo l'acqua calda, vero? Perché? Perché gli uomini, adesso noi leggeremo tutto questo brano, ma gli uomini si sono sempre comportati in questo modo fin dagli albori della storia. Però è interessante notare che proprio qui Paolo enfatizza questa descrizione degli ultimi giorni e lo rivolge a Paolo, proprio nell'ultima epistola che Paolo scriverà prima della sua ripartita, prima della sua morte. O sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegata la potenza. Anche da costoro allontanati. Se vi è qualcuno qui che ancora non ha creduto nel Signore Gesù, Dio ti vede in questo modo: egoista, lontano da Lui, ingrato, ma nello stesso tempo Dio desidera salvarti. Nello stesso tempo Dio ti ama talmente tanto, come è stato anche ricordato prima, che ha donato il suo figliuolo per la tua salvezza. Però per essere certo di questa salvezza, di una salvezza che non passerà mai, bisogna ravvedersi dei propri peccati. Bisogna ammettere davanti a Dio di aver fallito completamente nella propria vita. Probabilmente tu forse penserai: io non ho mai ucciso nessuno, non ho mai fatto del male a nessuno, sono una persona per bene, sono una persona onesta, cerco di rispettare le leggi che mi vengono imposte. Ma già dal momento in cui tu sei nato già perduto, sei nato nella malvagità.
lo dice la scrittura. Davide stesso lo dice: io sono stato concepito nel peccato, sono stato concepito nella malvagità, però Dio ti ama e vuole la tua salvezza. E questa mattina hai un'occasione forse irripetibile, perché la vita non ti appartiene. Recentemente sul mio posto di lavoro è morta una mia collega e aveva 21 anni, non per un incidente stradale, ma per un'emorragia cerebrale. Dall'oggi al domani non me la sono più trovata sul mio posto di lavoro. Ti appartiene la vita? Puoi garantire che tu il minuto dopo ci sarai? È inutile che si tocchi ferro o che si prendano quelle immagini superstizioni. La vita non ti appartiene. Oggi, in questo momento, hai un'occasione irripetibile, forse irripetibile, di credere nel Signore Gesù, di ammettere davanti a Dio di aver fallito completamente e di finalmente avere certezze nella tua vita, la certezza di appartenere per sempre a Dio. Mi sono sentito proprio di rivolgere questo invito a chi, se nel mezzo di voi c'è ancora qualcuno che ancora non ha compiuto questo passo, di farlo stamattina stesso. Ma nello stesso tempo questo brano non vuole indicarci semplicemente chi è l'uomo, ma l'Apostolo Paolo fa questo elenco, elabora questo elenco, affinché noi come Chiesa possiamo stare attenti dai 17 attacchi del maligno. Sono 17 qua. Li ho contati, io non sono molto bravo in matematica, però sono 17. Okay. 17 attacchi del maligno. Perché? Perché anche se, ed è vero, il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati e le potestà di questo secolo, Satana, per attaccare la Chiesa, utilizza coloro che sono suoi sudditi, che noi prima eravamo suoi sudditi. Quindi noi possiamo, ovviamente al passato, non al presente, identificarci in questo elenco che ci caratterizzava un tempo, perché noi prima eravamo così. Che miracolo, vero, il Signore ha compiuto nella nostra vita. E Paolo inizia parlando della difficoltà degli ultimi tempi. È vero che l'uomo è sempre stato così, ma in questi ultimi tempi abbiamo un aumento esponenziale della malvagità umana. Ve ne state rendendo conto? L'uomo è sempre stato così, ma abbiamo un aumento. Ed essendoci questo aumento, Paolo dice a Timoteo: la Chiesa si sta trovando in tempi difficili, in un combattimento strenuante, dove noi abbiamo cantato in un canto in Cristo solo, finché Signore io ti sto aspettando, sto attendendo il tuo ritorno, ma fino a che io stavo qua. Che bella ambizione, saldo sto, è una bella ambizione, è un bel desiderio. Ma mi domando se nella mia vita sono sempre saldo, oppure se questi attacchi stanno influenzando la mia esistenza. Perché purtroppo non siamo sempre insieme ai credenti. A motivo del nostro lavoro, siamo anche insieme, almeno per 8 ore al giorno, a non credenti. In un ambiente che per un figliuolo di Dio è ostile. Per un figliolo di Dio è problematico, è difficile, per non parlare degli altri attacchi che Satana ci rivolge. Ma vorrei leggere con voi innanzitutto un salmo, anzi un solo versetto di un salmo, che è il salmo 46, ed sono parole famose dei figli di Cori. Salmo 46, versetto 1. Anche se i tempi in cui viviamo sono difficili, anche se i tempi in cui viviamo sono problematici, guardate che cosa dicono questi salmisti. Dio, Salmo 46, 1,
è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Il Signore lo sa molto bene che stiamo affrontando tempi difficili, ma possiamo contare sempre sulla sua protezione. Però Dio ci aiuterà nel momento in cui i nostri occhi saranno puntati su di lui, nel momento in cui noi chiederemo il suo sostegno e la sua guida. Anche nel Salmo 108 leggiamo, il salmista dice: aiutaci a uscire dalle difficoltà, perché vano è il soccorso dell'uomo. Vano è il soccorso dell'uomo. Il mio aiuto, il mio sostegno, la mia guida mi deriva solo dal Signore. E allora quando noi viviamo di questa certezza e viviamo di questa consapevolezza, allora possiamo affrontare questi tempi difficili avendo la garanzia di uscirne vincitori. Non perché siamo orgogliosi o siamo presuntuosi, ma perché confidiamo nel Signore. Tutte le battaglie che noi abbiamo nell'Antico Testamento, quando ad esempio dei re di Giuda o di Israele dovevano affrontare dei nemici potenti e loro ne uscivano vincitori, che cosa ci vogliono dire quelle battaglie? Che sono una figura delle battaglie che noi affrontiamo, sebbene da un punto di vista spirituale, che nel momento in cui confidiamo nel Signore usciamo vincitori da ogni battaglia. Ci crediamo noi a questo? Se mi è sconfitta non è per colpa del Signore, non è perché il Signore non ce l'ha sufficiente poi, ma perché i nostri occhi si sono volti da un'altra parte, perché siamo stati influenzati da questi attacchi. E allora andiamo al primo attacco: l'egoismo. Negli ultimi tempi, sappiti, gli uomini saranno egoisti. Sappiamo cosa vuol dire questa parola, no? È l'io, la propria persona, al centro dell'universo. E questa è la principale dottrina della New Age. Conoscete la New Age? È un termine che oramai è diventato di uso comune, vero? È il sistema filosofico, ideologico, che sta influenzando tutto il mondo. E il primo insegnamento della New Age è che prima di tutto, prima di ogni altra cosa, devo pensare al mio bene. Devo pensare a me stesso, a discapito anche degli altri. Questo è l'egoismo. Porre la propria persona al centro di tutto. Ma noi sappiamo che gli insegnamenti del Signore Gesù sono diametralmente opposti. E come figliuoli di Dio noi sappiamo che abbiamo intrapreso la strada della rinuncia. Non è una strada facile quella che abbiamo intrapreso, ma è la strada che abbiamo scelto di intraprendere. È la strada della rinuncia. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 8, il Signore Gesù disse, chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuole venire dietro di me, cosa deve fare? Tanto che voi rinunci a se stesso. Rinunci a se stesso. Prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo la salverà. Dobbiamo vivere di questa consapevolezza, che io la mia vita non è più mia. Vedete di un altro, l'abbiamo ricordato ieri sera con il giorno. Eravamo schiavi del peccato. Questo era il titolo della meditazione di ieri sera. Eravamo schiavi del peccato, ma ora non più. Ora siamo servi della giustizia. Le mie membra, i miei occhi, le mie braccia, le mie gambe, il mio corpo, tutto me stesso è del Signore ed è il suo servizio. Non sono più io che vivo, disse Paolo in Galati 2, ma è Cristo che vive. Se noi abbiamo capito questa lezione, mi spiegate come mai sempre più spesso non soltanto abbiamo un aumento esponenziale a livello di sistema mondo, ma abbiamo un aumento delle manifestazioni che Paolo elenca qui nelle chiese locali? Sto dicendo qualcosa di sbagliato? Ho ragione io?
qui comando io. Quello che dico io è giusto, tu non capisci niente. Non avete mai sentito queste affermazioni dalla bocca di chi ha confessato il Signore? Ecco l'influenza. L'ego al centro di tutto. Recentemente vi voglio dire semplicemente questo, ma gli esempi ce ne potrebbero essere tanti, di un fratello che mi ha contattato lagnandosi del fatto che la Chiesa non l'aveva riconosciuto come anziano. La Chiesa non l'ha riconosciuto come anziano. Ma com'è possibile? Me lo chiedi a me. Ma ti cambia qualcosa a te se la Chiesa non ti ha riconosciuto come anziano? Non puoi servire il Signore se non sei anziano di una chiesa locale? Perché c'era questa lagnanza? Perché c'era questo dolore? Perché c'era una falsa concezione dell'anzianato. Perché sembra che essere anziani significa avere il comando, avere il potere, quando in realtà non è così. Diego Pasquale, Diego Gianmarco, non è così. È il primo dei servi l'anziano. Gli anziani sono i primi in serio. Ma perché ci sono questi esempi, ce ne potrebbero essere tanti, dell'egoismo che ci può influenzare? Pensate che il Signore Gesù stesso, leggiamo questo brano in Giovanni 8, versetti 53 e 54. Qui abbiamo un contesto particolare perché il Signore Gesù sta rispondendo agli scribi farisei. Giovanni 8, 53 e 54. Pensate che cosa il Signore Gesù dice. Qui non sta parlando un uomo qualsiasi, ma sta parlando Dio incarnato. Dio incarnato. E allora gli ostili nemici del Signore gli dicono: se tu fosse maggiore del padre nostro Abramo, il quale è morto, anche i profeti sono morti, chi pretendi di essere? Guardate che domande, che ostilità c'era da parte degli scribi del farisei. Ma guardate che cosa risponde il Signore: se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite è nostro Dio. Ma chi più di lui poteva dire: io mi glorifico da me stesso? Ma chi più di lui lo poteva dire? Colui, come dice l'apostolo Paolo, che pur essendo in forma di Dio, continuando ad essere Dio, aveva lasciato tutto, ha lasciato tutto per farsi uomo e servo. Gli scribi farisei, soltanto al vederlo, dovevano buttarsi faccia a terra e riconoscere la bruttura, la sozzura delle loro vite. E nel Signore Gesù cosa risponde? Se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Se lo dice lui, possiamo dirlo anche noi. E noi pensiamo di ricevere l'innalzamento dal Signore innalzandoci noi stessi. Poi vedremo dopo che è affiancato all'egoismo. Ma in questo modo non sarò innalzato da Dio. Quando sarò innalzato da Dio? Quando rinuncio a me stesso, allora lui mi innalzerà, perché Dio onora tutti coloro che lo onorano. Questo è un principio assoluto nella Bibbia e non ci sono eccezioni. Dio onora tutti coloro che lo onorano. Pensate che l'egoismo si può anche manifestare con una parvenza di spiritualità. È interessante notare che in Prima Corinzi 14, lo leggo io per verità, quando si parla del dono delle lingue e del dono di profezia, ad un certo punto Paolo dice che chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. E questo è un versetto che mi ha colpito. Che cosa vuol dire l'egoismo con una parvenza di spiritualità? Anche qui pensate soltanto a se stessi. Esercitare un dono spirituale solo per se stessi e non metterlo al servizio degli altri, non porlo al servizio degli altri. Ma che cosa ci ricorda l'apostolo Paolo, ad esempio, parlando del servizio cristiano?
l'esercizio dei carismi spirituali. Che l'esercizio dei carismi spirituali, se non è per il bene comune, non servono a niente. Non servono a nulla. Io potrei anche avere tutti i doni spirituali, parlo per ipotesi ovviamente, ma se non li metto al servizio degli altri, che cosa mi dirà il Signore? Che cosa mi dirà? E allora anche noi siamo responsabili di quei carismi che Dio ci ha conferito. Se non li esercitiamo per il bene comune, siamo egoisti. E di questo ne risponderemo al Signore. Un po' come quel servo che ricevette il talento l'anno scorso, vero? Dobbiamo renderci conto delle responsabilità che come figlioli di Dio noi abbiamo. Ma è bello quando Paolo dice nell'Epistola ai Filippesi: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Qui Paolo non mi sta dicendo che io non devo occuparmi delle cose mie, mi devo occupare delle cose mie, ma devo avere un ordine di priorità. E qual è la priorità? Devo prima cercare l'interesse degli altri. Poi pensate, se noi vivessimo di queste certezze, fratelli e sorelle, l'egoismo scomparirebbe dalla Chiesa. Non ci sarebbe più questa nefasta influenza che purtroppo sta influenzando le chiese locali. Ecco perché Paolo dice a Timoteo: sappi questo, Timoteo, negli ultimi tempi gli uomini saranno così. Cosa devi fare tu? Allontanati. Questo non significa che non devo più evangelizzare, che non devo più avere un minimo di rapporto, ma che non devo lasciarmi influenzare da questo sistema per dire: tu tanto lo fanno tutti e ora lo faccio anch'io. No, penso. Dobbiamo stare attenti perché siamo in un combattimento e stiamo affrontando non un nemico onnipotente, grazie a Dio, un nemico sconfitto, grazie a Dio, ma un nemico astuto. E dobbiamo assolutamente porre attenzione. La seconda influenza, l'avarizia. Negli ultimi tempi che cosa saranno gli uomini? Amanti del denaro. L'amore per il denaro può provocare dei disastri umani. E pensate, come voi sapete certamente, che la radice di ogni specie di male, come è scritto in Prima Timoteo, non è l'orgoglio, ma Paolo lo mette sotto il termine di avarizia, amore per il denaro. È la radice di ogni genere di male. E quando noi siamo animati da questa ambizione, da questo desiderio di avere sempre di più, sempre di più, sempre di più, che cosa accade? Che non seguiamo più il Signore. Che ci allontaniamo dalla Chiesa, ci allontaniamo dai credenti, ci allontaniamo dal servizio, perché diveniamo preda di questa nefasta influenza. Perché in ogni ambito l'uomo cerca sempre di avere di più. Quindi, questo aspetto lo si può manifestare in tanti. Un esempio molto molto semplice: abbiamo una casa nella quale abitiamo, abbiamo un tetto sopra la testa, abbiamo un lavoro onesto che ci consente di vivere e che Dio ci ha dato, abbiamo di che vivere in questo mondo in un modo dignitoso? Domanda che rivolgo a voi: sì o no? Sì. Qualcuno magari può dire: ma io ho perso il posto di lavoro, pregherò per te, fratello, o pregherò per te, sorella. Ma che cosa dice il salmista? Io non ho mai visto il giusto mendicare il pane, non ne ho visto uno. Il Signore Gesù che dice: ma se il Signore cura gli uccelli del cielo, se il Signore fa crescere il fiore dei campi e lo rende tra i più belli, nemmeno Salomone fu vestito come uno di loro, ma quanto più vale loro. E noi ci dimentichiamo di queste lezioni. La ricchezza che noi dobbiamo avere non è i miliardi di banca o avere un conto corrente che ci può dire: ah, mi posso permettere chissà che cosa.
noi siamo qua per testimoniare di Cristo. E nel frattempo Dio ci consente di vivere non avendo dei miliardi, probabilmente, ma vivere dignitosamente come testimoni di Cristo. E mi addolora, fratelli e sorelle, quando devo sentire che ci sono dei credenti che, non soddisfatti di questo, giocano alla lotteria, giocano al carte vince, oppure addirittura ho sentito anche di giochi d'azzardo. Che cos'è che hanno questo? L'amore per il denaro. E questo è un'offesa alla santità di Dio. Non si è contenti di ciò che Dio mi dà, e allora vado a cercare gli artifici di questo mondo. E quando questo accade, se non c'è un pronto ravvedimento, un pronto ritorno al Signore, rischio veramente di allontanarmi in un modo pericoloso. Chi è che amava il denaro ai tempi del Signore Gesù? I farisei. I farisei amavano il denaro. Nel Vangelo di Luca è scritto: i farisei che amavano il denaro udivano tutte queste cose e si beffavano di lui. Ed egli disse loro: voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Quello che è eccelso agli uomini, quello che per l'uomo è importante, per Dio è abominevole. Per Dio è qualcosa di odioso. Dio non condanna il denaro, non vorrei essere frainteso. Dio non condanna il denaro. Il denaro fa muovere il nostro sistema sociale. Prima c'era il baratto, adesso c'è il denaro. Ciò che Dio condanna è l'amore per il denaro, perché è idolatria. È un bene che Dio ci dà, ma se questo bene diventa più grande del donatore, allora questo è il peccato. Ed è questo il problema. L'autore della lettera agli Ebrei dichiara: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Dio è il mio aiuto, Dio è il mio sostegno. Sarà Dio a provvedere a me per te. Sarà Dio a provvedere al mercato di pasto. E in un momento nella quale noi viviamo di forte crisi, di forti problemi, il figliuolo di Dio ha ancora più motivi di attaccarsi sempre di più al Signore. Persino per quanto riguarda gli anziani di una chiesa locale, è scritto che essi non devono essere attaccati al denaro. È una caratteristica. Non devono essere attaccati al denaro. Sapete, ci sono in certi ambienti evangelici, così vengono definiti, dove viene costantemente predicato il Vangelo della prosperità, il Vangelo del benessere, che un credente non è soltanto ricco in Cristo, no, deve essere anche ricco qua, deve avere un conto in banca bello corposo, perché quello è dimostrazione di ubbidienza e di fedeltà. Se un credente è un poveretto, vuol dire che c'è qualche peccato che sta ostacolando la comunione con Dio. Questo dice questo Vangelo, che è un falso Vangelo. Fratelli e sorelle, stiamo attenti, perché l'apostolo Paolo, Sila, era in carcere. Cos'è tante volte in carcere? E possiamo forse dire che l'apostolo Paolo, Sila o altri suoi collaboratori non sono stati uomini fedeli? Tutte queste sono influenze che attaccano la Chiesa del Signore Gesù. Quando noi perdiamo di vista il fatto che siamo gli uomini e le donne sulla faccia della terra più ricchi di tutti, perché non abbiamo soltanto delle ricchezze spirituali, ma il destino che ci attende, ci rendiamo conto di che cosa ci aspetta? Ma leggete Apocalisse 21 e 22. Ma che cosa ci aspetta? Ci aspetta la gloria. Una gloria che non passerà mai. Una gloria eterna. E noi invece aspiriamo, ovviamente parlo a livello generale, aspiriamo alle cose di qua giù, anziché alle cose di lassù.
come dice Paolo ai Colossesi. Fratelli, stiamo attenti anche da questo pericolo. Terzo pericolo, la vanagloria, che è unita all'orgoglio ed è unita all'egoismo. Dice Paolo ai Galati: quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Ho visto personalmente, magari l'avete visto anche voi nella vostra esperienza, che ci sono dei credenti che fanno le ripicche. Avete presente i bambini? I bambini che si fanno gli scherzetti l'uno con l'altro perché tu mi hai offeso me, adesso mo offendo te. Ma un conto è quando è un bambino di 3-4 anni, dove i genitori li educano, gli dicono guarda che non si fa così. Ma quando si ha a che fare con uomini e donne che hanno 40-50 anni e magari 20 anni di conversione, beh, qui qualche problema c'è. E si cade in queste trappole, ci si fa le ripicche, ci si provoca. Perché di base, dice l'Apostolo Paolo, c'è invidia, provocandoci e invidiandoci. Non vi siete mai trovati in questa situazione? O le ho viste soltanto io? Sono io che sono sempre cascato male e che l'ho sempre viste io. No, fratelli e sorelle, queste sono le influenze del mondo. E il sistema mondo mi insegna, se uno ti offende, tu gli devi restituire non la stessa moneta, il doppio. Perché? Tu che cosa sei? Sei l'ingenuotto della situazione? No, mi devi far pagare perché ti ho offeso. Fratelli e sorelle, si è astuto, Satana è astuto. Ma noi possiamo essere più astuti di lui nel momento in cui siamo l'immagine del Signore Gesù. Nel momento in cui siamo conformi alla sua immagine. E allora, come dice qui Paolo, potremo veramente camminare guidati dallo Spirito e vivere dallo Spirito. A me piace molto quel momento in cui Davide, vi ricordate, sotto ordine di suo padre Isaia, andò dai fratelli per vedere come stavano, vi ricordate? C'erano i suoi fratelli che erano guerrieri di Saul, soldati di Saul, e uno di questi era Elia, che era il primogenito di Isaia. Persino Samuele rimase colpito dalla potenza, dalla forza fisica di quel giovane. E Davide ubbidì, Isaia dice vai a vedere come stanno i fratelli. E Davide andò. Appena Elia lo vide, che cosa disse a Davide? Io so perché tu sei qua, per la malvagità del tuo cuore. Come per la malvagità del mio cuore? Come se mi l'ha ordinato il padre, nostro padre. Tu sei qui per la malvagità del tuo cuore. Che cosa avremmo detto? Un'accusa ingiusta, un'accusa ingiustificata. Siete mai stati accusati ingiustamente? Vi hanno mai rivolto delle accuse sbagliate, ingiuste? E cosa fa Davide? Non dice una parola e si allontana. Che cosa abbiamo letto noi poco fa riguardo del Signore Gesù? Oltraggiato non rispondeva all'oltraggio. Ma cosa fece? Si rimise a colui che giudica giustamente. E noi questo non lo facciamo. Non ci rimettiamo nelle mani di colui che giudica giustamente, ma facciamo le nostre vendette. Stiamo parlando di figlioli di Dio. Ripeto, parlo in generale, non sto parlando di voi, non vi conosco, voi non conoscete bene la mia vita, ma purtroppo questo accade. Perché ci sono queste influenza. Ma nel libro dei Proverbi è scritto che la superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. Ovvero sarà poi il Signore a intervenire nella vita di quell'uomo, di quella donna, per la sua caduta, per la sua vita. Lo dice qui il libro dei Proverbi. In Proverbi 21 è scritto: il nome del superbo insolente è beffardo. Egli fa ogni cosa con furore di superbia. Sapete che è beffardo? Beffardo è quella persona che tu gli puoi dire le cose anche in